oggi per la quintultima giornata del campionato di Serie 1 si affrontano Flavioni e Conversano. Gli altri sono Leandro Pietroforte di Caserta e Giancarlo Romano di Rieti. Passiamo alle formazioni delle squadre. Iniziamo con la squadra capolista del campionato, vincente delle ultime 4 edizioni della Coppa Italia, Conversano. Con il numero 1 Martina Giona, con il numero 4 Elena Tavani, con il numero 5 Tania Stefanovic, con il numero 9 Caribano, Stefania Carappa, con il numero 10 Cinzia Albertini, con il numero 11 Giulia Rossio, con il numero 12 Mila Bertolino, con il numero 14 Paola Azzodon, con il numero 17 Giorgio Di Pietro, con il numero 19 Cinci Canda, con il numero 25 Giada Pappo, con il numero 32 Giulia Gozzi, in panchina il coach Enzo Fanelli. E adesso voglio sentirvi tutti per la squadra senza tetto, che farà anche senza nessuna voglia di mollare. La squadra non si arrende di fronte a niente. Signore e signori, scelta di capo, con il numero 72, Calmero Federica Ferretti. Con il numero 22, la guerriera dei Raigi, Sheila Laido. Con il numero 18, Memole, Francesca Spizzico. Con il numero 16, Bernazzi, Benedetta Di Luca. Con il numero 14, Quadri Mamma, Mara Bonamano. Con il numero 13, Alcina Picca, Francesca Farelli. Con il numero 12, la Gatta Nera, Romina Ramazzotti. Con il numero 11, Candano, Soldato Gemi, Elga Paruzzella. Con il numero 10, Profondo Rosso, Martina Rossa. Con il numero 8, la Scintilla, Alessia Puliti. Con il numero 3, Calma Apparente, Martina Feoli. Con il numero 2, la signorina Gloria Bertandini. Con il numero 1, il portiere di razza Andrada Bulate. In panchina, come sempre, l'ex di questa partita, Patrizio Pacifico. E per finire, Paraciti! 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 Ben trovati da Giovanni Mimpinelli, siete in collegamento con il Palasport in Solera da Magnini per la gara della quintultima giornata del campionato di Serie 1 di pallamano femminile di fronte a Flavioni e Conversano, praticamente un testa coda quello che c'è quest'oggi qui a Via Barbananelli, perché di fronte c'è la prima classificata, la capolista di questo campionato, contro la Flavioni invece è all'ultimo posto in compagnia del Teramo, per cui un compito molto arduo per la formazione allenata da coach Patrizio Pacifico, anche perché è stata una delle settimane più dure nella storia della Flavioni a causa del crollo della copertura del palarramatico che c'è stata nei giorni scorsi. Poi abbiamo anche raccontato ieri a Sportarmi 24 le vicende con l'incontro tra Flavioni, ASP e Comune proprio a Palazzo del Pincio. Le formazioni, siamo subito con Conversano che si schiera con Giona, Barani, Stefano, dice Chiarappa, Albertini, Losio, Bertolina, Fodor, Di Pietro, Ganga, Babbo e Gozzi in panchina, Enza Fanelli, Plafaioni, Bulache, Bernardini, Feoli, Politi, Crosta, Paruzzella, Mara Massotti, Fanelli, Mara Bonamano, Di Luca, Spizzico, Idaldo Ferretti, Coccio Pacifico in panchina, assenti per la Flavioni, Chiara Bonamano che ha un problema al pollice della mano destra e assente dell'ultima ora anche Anna Giulia Francesconi che ha l'influenza per cui non può giocare questa partita. Il via di questa partita davvero complicata, in tenuta blu il Conversano invece vestita con la tenuta grigio-verde bottiglia, la
Flavio, color titanio per quanto riguarda il set di Coccia Pacifica. Forse non indovinate questa scelta perché un pochino si possono confondere i colori delle maglie delle due squadre, forse era più adatta la maglia bianca per la Flavioni. Guarda, abbiamo l'attacco con Elena Barani, il passaggio per Giorgia Di Pietro e quindi ancora l'attacco di Stefanovic, occhio alla spettatrice della Messana e para subito Andrada Pulaga che è partita di volare, così come Ferretti, così come Crosta, mano a mano a mano Iraldo, Maruzzella e Fanelli a sinistra, il pallone per Soldato Jane, si ferma il capitano perché c'è il fallo indicato dagli arbitri che sono Leandro Pietraforte di Caserta e Giancarlo Romana di Edi, per cui chance per la Flavioni, gioca Rosta, terzino destro, questa forse è la scelta più facile da fare per quanto riguarda il tecnico Patrizio Pacifico, come detto vista l'assenza di Chiara Banamano che ha segnato 95 gol in questo campionato e nella top 20 di questa stagione, però il pallone rubato da parte di Giorgio Di Pietro che se ne va via in contropiede, il tiro e il gol, il vantaggio subito da parte della squadra conversanese, pugliesi in vantaggio con il gol di Giorgia Di Pietro, la giocatrice di Teramo, che può giocare anche come ala, soprattutto sul lato sinistro, quello in questo caso è partita dal centro. Lei che ha fatto parte della rappresentativa per la nazionale Under 17. Si sta trovando molto spazio Di Pietro questa stagione, è partita un po' in sordina, poi ho visto anche la finale di Coppa Italia tra Conversano e Oderzo, ha fatto davvero una bella prestazione, anche un tiro molto potente, Giorgia Di Pietro. Vediamo Ferretti, il passaggio è per Martina Rosta, scontro con Barani, crosta per Iraldo, il tiro, alta la conclusione da parte della portoricana che rientra in campo dopo l'infortunio, ha avuto alla mano destra, così come Chiara Banamano, per una situazione un po' diversa perché Iraldo è proprio destra mentre Chiara Banamano è mancina. Ganga il pallone per Stefanovic, il tiro, la parata ancora da parte di Andrada Bulaghe, mentre poi vediamo Stefanovic indossa il 50 e non il 5 a difesa, quanto detto presenza, il tiro di Ferretti, la parata di Martina Giona, si è opposto il portiere nativo di Latina, giocatrice della 89 che ha vinto lo scudetto del 2016 proprio con il Conversano, una delle società storiche della pallamano italiana. Il tiro stoppato da Sheila Heraldo su la conclusione scagliata da Giussi Ganga. È intervenuta la portoricana sul tiro, come detto, tentato dalla centrale di Nuoro, una delle giocatrici sarda, quindi per quanto riguarda il Conversano, il tiro e il gol da terra ha segnato Barani, l'esultanza, c'è l'urlo di Barani che abbiamo visto fare spesso nella sua carriera, anche questa stagione in occasione dei successi del suo Conversano, solamente il ditino a indicare la gioia per la rete che ha portato quindi il Conversano avanti di due gol, questo match che state seguendo con gli occhi di Luca Lamalfa. Vediamo il pallone per Iraldo, poi Mara Bonamano, vediamo qui l'ultima giornata, Faioni che poi andrà a Brescia prima della lunga pausa, capendo che si fermerà per un paio di settimane. Iraldo allarga a sinistra per Fanelli, il tiro, anzi la palla in mezzo, Erika Maruzzella, la Faioni accorcia le distanze, grande assist di Fanelli e il tap-in centrale di Erika Maruzzella. Ricorda un po' quello che ha fatto sabato scorso Romiti con l'NSNC di pallanuoto nella gara contro i Muri Antichi, è andata bene anche al capitano, altro sempre capitano, così come Romiti per quanto riguarda la pallanuoto. Ramassotti e Frampo si mette la giacchetta, in porta difende Andrada Bulaghe, la porta della Feoni, Di Pietro allarga molto il gioco verso Giada Babbo, giocatrice della nazionale italiana, passa per Di Pietro, poi a destra qualche difficoltà, il pallone finisce fuori, una zona un pochino antipatica la nostra postazione visto che c'è la vetrata. Vediamo nel frattempo anche Marco Amoni e Franco Accardo della Sartoria degli Aspi seguire la partita, ne resta di partire per la trasferta che ci sarà quest'oggi, una gara molto importante per la squadra rosso-blu che giocherà a Pomezia, poi tra l'altro qui al Palasport in Soledad da Magnini, dopo ci sarà la gara della Margutta, pomeriggio tutti in rosa, la gara tra Margutta e Viterbo, anche lì un testa a coda, ma in questo caso al contrario perché la Margutta parte nettamente avvantaggiata visto che il Viterbo è ultimo, la Margutta invece è terza. Va la mia Martina Rosta, è praticamente placcata, mano a mano, direzione di Barani, il tiro, Sheila Iraldo, il pareggio della Faioni che rettifica praticamente la situazione di inizio partita, alla rete da parte di Iraldo che realizza il suo gol stagionale numero 68. Mentre ricordiamo Chiara Bonamano 95, Crosta 82, Francesconi 52. Ovviamente abbiamo dimenticato di dire l'assenza anche di Enrica Bartoli, ormai assente da più di un giorno dalla gara di Ferrara contro l'Estense. Ci sono anche i tifosi del Conversano presenti qui in tribuna. Palla data davanti, entra l'area di porta, il fallo su Elena Barani. Si rialza la giocatrice toscana nata a Pontedera, ma in realtà di Calcinaia,
Lega ha vinto 8 scudetti in carriera, un Highlander della pallamano italiana. Il tiro di Stefanovic, palla verso Barani, il fallo indicato in favore del Conversano. Il tiro è Bulacca in angolo, ci ha provato Babbo. Giada Babbo ha tentato il tiro, palla che è finita fuori tra i angoli di gioco dopo la deviazione da parte della giocatrice italo-rumena. Palla per la Faioni, vediamo Martina Rossa, sempre terzino destro. Centrale sta giocando Mara Bonamano, nel suo ruolo quello tipico, con la Rossa invece si è dovuta spostare proprio a causa dell'assenza quest'oggi da parte di Chiara Bonamano. Vediamo adesso la Flavioni che attacca con Mara Bonamano, che prova ad avanzare. Mara Bonamano, il fallo, vediamo cosa indica l'arbitro, dice a Barani di farla finire, altrimenti riceverà il giallo da parte dei direttori di gara. La palla per Martina Rossa, segue il match Enza Fanari, la panchina del Conversano, Pacifico invece è seduto, Fanelli in piedi mentre Pacifico è seduto. Rossa tenta il tiro, lo sfondamento, anzi forse passi in realtà da parte di Martina Rossa, per cui il pallone per il Conversano. Quest'oggi non c'è con me coach Maurizio Pronunzio, assente giustificato visto che si trova a Budapest con la sua Roma Handball per giocare un torneo internazionale della categoria Master over 50, per cui impegnato Pronunzio in vista anche degli europei che ci saranno a Innsbruck in Austria nel mese di giugno. Stefanovic, la palla è per Ganga, nuovamente la giocatrice ex messana, la serba per Babbo. Babbo passa davanti, la palla per Babbo, Crosta e Fanelli su di lei, il fallo commesso da parte delle giocatrici della Faioni, quindi possesso per il Conversano. Sono passati quasi 7 minuti dall'inizio di questa partita, il punteggio è di parità 2-2 qui al Palasport Insolera da Magnini, che è praticamente la casa della Faioni da qui al termine della stagione. Poi più tardi la conteremo. Frappa ammonita Crosta per la Faioni, riceve il giallo, qualche protesta da parte dei sostenitori giallo-blu. La palla è per Stefanovic, occhio che si insinua, il tiro, parata di Bulacca, è un cosone di Babbo. È intervenuta nuovamente la giocatrice vestita di verde. Palla per la Faioni, Raldo, sfondamento su Barani e palla per il Conversano che viene in avanti, spinge la formazione della provincia di Bari con Losio, eccola la mancina, tallonata da Raldo che ha fatto fallo. Ancora palla per Giulia Losio, il pallone è controllato da parte della classe 97, Giulia Teresa Losio, questo è il nome completo della destra mancina nata a Manerbio ma in realtà di Lenon, provincia di Brescia. Lei che ha giocato anche con il Cassano Magnago, anzi è stato soprattutto a Cassano Magnago, ha giocato per 4 anni. Il tiro di Losio realizza il gol, l'ex Cassano Magnago con il Conversano che va nuovamente in vantaggio. L'arbitro decide di ammonire Fanelli, per cui giallo anche per Fanelli, e rete che c'è stata da parte del Conversano che si porta in vantaggio. Quindi per cercare di rimanere attaccata il più possibile alla formazione avversaria che, diciamo, ha vinto fino a questo momento tutte le partite giocate tra campionato e Coppa Italia. Avevo detto che attacca nazionale qualche giorno fa, in realtà non è così perché ha perso la Supercoppa Italiana contro il Salerno prima della partenza di questo campionato. La palla per Sceleraldo prova ad avanzare, il tiro, Giona la mette fuori, si è distinta qui la giocatrice vestita tutta di nero, lei che all'attivo 4 partecipazioni in EHF Cup 2014-2015, è stata eletta miglior portiere del campionato femminile. Stefanovic per Ganga e quindi il pallone destinato verso Babbo. Babbo contro Ferretti, il tiro e il gol assegnato già da Babbo. Nuovamente più 2 da parte del Conversano quando stiamo entrando nel decimo minuto di questo primo tempo, per cui Conversano che torna al più 2 dopo essere stata sul 2-0, adesso 4-2. Il fuori della squadra di Coscia Fanelli che è arrivata a stagione iniziata sulla panchina del Conversano dopo l'addio di coach Brandi che ha lasciato la squadra per motivi personali. Mano a mano, cuore di mamma per Martina Rosta, Rosta il pallone per Ferretti, Calimero si sposta, si ferma Ferretti e poi Iraldo sfugge il pallone e il pallone per il Conversano che va subito in controfuga. Vediamo, troppo lunga forse la palla per Babbo va da quest'altra parte, Crosta, giocata da pallavolista di Martina Rosta. Lei a pallavolo probabilmente non ci ha mai giocato perché ha fatto ginnastica artistica da piccola, però comunque sia è intervenuta quasi da volley. Martina Rosta per il tiro, deviazione di Andrada Bulacca in angolo, Ganga ha tentato il tiro, non è riuscito a segnare Giusy Ganga, quindi Faioni che è riuscita ad evitare un nuovo gol da parte del Conversano. Ganga, conosciamo, insomma, giocatrice che è stata, anzi fa parte della nazionale italiana, lei che
ha giocato per 8 stagioni in competizioni internazionali per club, è stata anche con la Futura, è stata anche con la Nuorese, e il tiro di Martina Costa si infrange sul palo, è un questione di profondo rosso, Ivaldo è subito tornato dopo l'infortunio alla mano, Fanelli, la parata di Giona, qui è un pochino battezzato all'angolo, Giona decidendo di andarci sul primo palo lasciando inizialmente spazio a Fanelli che però poi l'ha trovato intasato con la direzione con il ginocchio da parte di Martina Giona che si fa subito valere, palla per Crosta e quindi Raldo col sottomano, il pallone respinto da Elena Barani, ancora Fanelli che va in attacco con Benedetta Di Luca, entrata in campo, posizione di terzino destro per lei, le classi 98 in attacco, Ferretti e Di Luca, Crosta, il tiro tentato, bloccato da parte di Giona e poi il giallo indicato a una giocatrice ospite è stata Di Pietro ad essere ammonita da parte dell'arbitro. Si fa sentire coach pacifico dalla macchina, la palla è per Martina Crosta e quindi Sheila Eraldo fa rimbalzare il pallone per evitare di fare passi. E c'è ancora Crosta, dentro il tiro, Giona va a terra Crosta, l'arbitro concede fallo, ammonita Stefanovic, quindi ammonizione per la serba. Si può nuovamente giocare, ammonita la giocatrice classe 94, arrivata in Italia dall'Arangelovic, squadra serba, è stata anche la nazionale juniores serba. Palla per Martina Crosta, dietro per Sheila Eraldo, Eraldo sotto mano, clamoroso, la palla però termina fuori, non c'è il gol da parte della Guerriera dei Caraibi. Palla quindi per il Conversano, 18 e 20 da giocare in questo primo tempo, attacca la formazione allenata da Enza Fanelli, ganga per Stefanovic, Di Pietro, spazio, gol, palla sopra la testa di Andrato Bulac, il gol da parte di Giorgia Di Pietro, è il secondo gol per lei in questa partita, ha segnato il Conversano, rete da parte della classe 94 che ha fatto parte della presentativa per la nazionale del 17, abbiamo detto anche in precedenza, naturalmente ex Teramo, se non ricordo male viene anche all'ex Pallarammatico per giocare tra Fiumi e Teramo qualche anno fa. Palla per Benedetta Di Luca, prova ad avanzare, si ferma, c'è Martina Crosta, Crosta si spinge in avanti, poi Federica Ferretti dall'esterno, il pallone nuovamente per Benedetta Di Luca, Giona devia il pallone fuori, concussione sulla mano del portiere della squadra conversanese, è intervenuta la giocatrice puntina Di Pietro per Stefanovic, anche Stefanovic arrivata in squadra dopo l'addio, non è poi ammonita Eraldo, l'addio di Laura Rotondo per motivi di lavoro, si è trasferita in Svizzera, Laura Rotondo ha lasciato il Conversano, Rotondo che era anche capocannoniere di questo campionato, riprende a giocare in attacco la formazione rosso-blu, maglie prossimamente azzurre per quanto riguarda il Conversano con Stefanovic, Ganga, Di Pietro per Ganga, nuovamente arriva Barani, Losio, arriva anche Stefanovic, di prima Ganga all'esterno per Giada Babbo per Ganga, troppo lunga la palla per Stefanovic e Maruzzella recupera il pallone, il capitano della Faioni, c'è spazio per Benedetta Di Luca, la Faioni accorcia le distanze, siamo 5-3 qui al Palasport in Salerno da Magnini, la rete da parte di Benedetta Di Luca, ha segnato Sven Benassi che realizza uno dei suoi primi gol in questo campionato, si tratta del gol stagionale numero 12 per Benedetta Di Luca, scivola la palla a Ganga, la palla è per la Flavioni, si è anche fatta male qui Ganga, dolore al fianco, anzi alla schiena per Giussi Ganga, pallone quindi per la formazione diretta da coach Patrizio Pacifico, vediamo Sheila Eraldo, la Guerriera appoggia per Martina Crosta, va in panchina Ganga, nel frattempo c'è un cambio per quanto riguarda il Conversano, dentro Cinzia Albertini, entrata la giocatrice italo-argentina, Cinzia Analia Albertini per quanto riguarda il Conversano, la palla è per la Faioni, vediamo Martina Crosta impostare l'azione, Benedetta Di Luca quindi nuovamente Martina Crosta che si avvinghia sul fianco sinistro, Sheila Eraldo va a terra, Stefanovic viene fermata dall'arbitro, espulsione temporanea per Danka Stefanovic, va fuori per 2 minuti, prima superiore numerica per la donna nel corso di questa partita, non ne prende molte di inferiore numerica il Conversano durante le gare, quest'oggi è venuta già a un quarto di questa gara, vediamo Martina Crosta, il pallone per Benedetta Di Luca, Faioni che deve sfruttare questo momento per cercare anche di pareggiare questa partita, dovrebbe essere importante anche un tonico come un tonico per Riatta, ma il pallone per Eraldo, spazio, Ferretti, Calimero per profondo rosso, Maruzzella si ferma, c'è il fallo, va a terra, pancia sotto, Erika Maruzzella, si continua comunque a giocare con Martina Crosta,
che va da mezza lunga, posizione di terzino destro, l'arbitro vede l'azione che però si perde per la Feoni. Martina Rossa di guarda il pallone nella metà campo di Vestia per quanto riguarda la squadra allenata da coach Patrizio Vasilio. Inaldo la guerra dei cavi, Inaldo, che scontro pazzesco, il fallo, poi dopo si chiedono scusa l'un l'altra con Inaldo, che però non è ricordo la giocata fatta da parte di Losio, la giocata forse è un pochino troppo eccessiva, troppa foga per Giulia Losio, insomma non ce n'era bisogno. Palla per Crosta, Crosta attaccata con Verzano che va molto in pressing sulle giocatrici della Faioni, cerca di far valere questo aspetto la squadra di Enza Fanelli, che adesso sta parlando con Ganga dalla panchina. Ferretti per Di Luca, quindi Crosta, Crosta, Martina Crosta si gira e si volta, Benedetta Di Luca, deviazione da parte di Albertini che festeggia, per cui il pallone è per la Faioni che va in attacco, anzi deve attendere che Ferretti possa battere, Maluzzella, il capitano viene fermato, poi c'è Crosta, Crosta spazio, Martina Crosta allarga per Fanelli, l'asciutachicca, l'ex Cassano Magnago per Sheila, Inaldo, la Faioni va meno uno, ha segnato la squadra vestita in color titanio, il gol da parte di Inaldo che quindi realizza la sua seconda rete nel corso di questa partita, 14 minuti al termine di questo tempo. Va Giona bene nel frattempo, ora non esce da campo, si gioca quindi con l'attacco della squadra di coach, Enza Fanelli, Di Pietro il tiro, aia, qui non benissimo Bulac, e il gol da parte di Giorgia Di Pietro che realizza la rete che porta sul 6-4 il Conversano, più 2 per la squadra capolista del campionato di Serie 1. Inaldo controlla il pallone, doti di playmaker in questo momento per Scialealdo, Martina Crosta, profondo rosso per Sven Benassi e quindi Martina Crosta nuovamente Benedetta Di Luca addosso, marcatura tenente di Barani, poi Crosta, Di Luca, Ferretti prova a passare, va a terra Ferretti, fermata qui la giocatrice mancina della Flavioni, una delle mancine assieme a Ramassotti, questo però Ramassotti ovviamente gioca in porta. Per quanto riguarda Fioni in questa partita, vediamo l'attacco del 7 Civitavecchiese con Martina Rosta, Rosta si sposta verso sinistra, Inaldo, parata di Giona, la palla è lì, interviene Di Pietro, interviene anche Stefanovic che è rientrato in campo dopo l'espulsione temporanea, 12.50 da giocare nel corso di questo primo tempo, l'attacco del Conversano, Di Pietro, troppo spazio per Giorgia Di Pietro che segna il gol del 7-4, già il quarto sigillo per Giorgia Di Pietro nel corso di questa partita, 12.35 da giocare, rimango l'appello per quanto riguarda questa prima frazione, Coccio Pacifico decide di giocarsi il time out, si va quindi a ragionare per un minuto, arriva anche Spizzico ad abbeverare le sue compagne di squadra che hanno giocato fino a questo momento nei 17 minuti e mezzo per quanto riguarda questo primo tempo, una gara che vede la Faioni ovviamente soccombe, insomma non c'erano altre spiegazioni, anche se la Faioni qualche anno fa riuscì a battere il Conversano, eravamo però in Serie 2, eravamo nel 2009 quando la Faioni vinse contro il Conversano per 16-14, la formazione di quella partita era Bartoli che fece 6 gol, Salvi 3, Melis 1, Bonamano 1, ma ovviamente Mano a Bonamano, non c'era ancora Chiara, Bisaccia 1, Turchetti 1, Maruzzella 1, Del Principe 2. Allenatore di quella squadra era Teodor Manolov, adesso ovviamente si va a parlare con Coccio Pacifico che spiega le situazioni alla sua squadra, vediamo anche Nando De Paulis che sta parlando con Andrata Bulac che dalla macchina ha fatto un paio di errori dopo aver iniziato molto bene la partita la giocatrice della Flavioni classe 2000, portiere di razza, mentre vediamo nel frattempo anche Bernardini e Politi che si vanno a sistemare in panchina. Politi che ha giocato anche sabato scorso nella gara di Cassano Magnaco, anche segnato un gol, ha fatto comunque una buona prestazione Alessia Politi e quindi si riprende a giocare con la Faioni che va in attacco dopo aver subito il gol del meno 3. Politi classe 2001, nana destra per quanto riguarda la formazione di coach Patrizio Pacifico, vediamo Sheila Heraldo che passa per Crosta, Crosta quindi Di Luca, Di Luca il pallone nuovamente per la giocatrice, la centrale della Faioni, vediamo Hidalgo, Hidalgo che si sposta, il pallone per Di Luca, Di Luca va a terra, recupera la palla da Tergo e poi Sheila Heraldo prova ad alzare per Maruzzella, Hidalgo prende il pallone in 4 su Maruzzella, Ferretti, Ferretti ingaggia un catch con Cinzia Albertini, poi il fallo commesso da parte della giocatrice italo-argentina, Inaldo, la portoricana va a servire Martina Crosta, Crosta per Inaldo, la guerriera dei Caraibi per Benedetta Di Luca che ha spazio con i suoi scarpini rossi, Crosta il tiro, sfondamento di Martina Crosta per cui si riprende con l'attacco del Conversano, Pugliesi in attacco, il pallone per
Barani, Barani di Luca, forse la prende, vediamo in realtà l'intervento da parte di Babbo, Babbo per Di Pietro, Di Pietro per Losio, nella posizione di ala destra mancina. Vediamo nuovamente già da Babbo e poi Danka Stefanovic, la serba innesca l'azione per Di Pietro, Giorgio Di Pietro, la telamana per Babbo, Babbo, Babbo per Ganga e poi il anzi ad Albertini, chiedo scusa, il pallone verso sinistra, vediamo Di Pietro nuovamente per Stefanovic, Stefanovic il tiro e c'è il fallo commesso da Francesca Fanelli. Si rialza Stefanovic per quanto riguarda la formazione allenata da Enza Fanelli. Stefanovic, Babbo, Babbo per Di Pietro. Di Pietro il pallone per Babbo. Babbo contrastata da Hilaldo, palla in mezzo, non può arrivarci nessuno. Il fallo fischiato all'arbitro, forse anche un pochino tardivamente. Qualche protesta da parte di Hilaldo, comunque poi va a chiedere scusa nei confronti di Torre di Gale che sono stati vestiti di arancio e di nero. Qualche protesta anche da parte del pubblico che non concorda con la decisione da parte degli arbitri. Il tiro e il gol, grande conclusione realizzata da Giada Babbo, il gol con il Coversano che va a doppiare la Faioni, siamo 8-4, ha segnato la giocatrice classe 97 che è di Conversano ma è nata a Putignano, insomma siamo una delle enclavi più importanti della pallamano italiana, Conversano, Fasano, Putignano. Il rap è entrato in campo, domina la Valsatti per la Faioni, crosta il pallone per Di Luca, Di Luca controlla la palla, poi crosta, deve retrocedere crosta, Hilaldo a spazio, Hilaldo per Di Luca, il tiro bloccata. La conclusione da parte di Giona, in realtà rimpallato. Spazio qui per Losio, 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 Losio in due su di lei, la palla controllata non bene qui da parte del Conversano, poi riesce a intervenire Stefanovic, Stefanovic, Fanelli, il fallo c'è stato da parte di Francesca Fanelli che può tornare in difesa, per un adesso riesce ad opporsi in maniera ottimale rispetto ai giocatrici avversari. Vediamo Giorgia Di Pietro allaga per Losio, Giulia Teresa Losio per Babbo, adesso Stefanovic, l'ex Messana adesso da quest'altra parte, Flavioni che si difende tutta dietro, Conversano che comunque ha difeso 6-0, soprattutto nella gara con lo terzo, ma lì c'era una giocatrice come la 6-2, nel frattempo sbaglia il tiro di Pietro, anzi in realtà di Babbo che ha sbagliato il tiro, palla per la Fraioni, vediamo con Benedetta Di Luca, attende l'arrivo delle compagnie di squadra, Hilaldo rimane dietro, Babbo adesso arriva, va su Ferretti, sceglie Hilaldo, c'è anche Benedetta Di Luca che vuole il pallone, arriva, Conversano che si difende, come dicevo per l'appunto qualche secondo fa, con il 6-0, qui non c'è dura, la Faioni ha modo di andare a sfondare in avanti, Rosta, c'è Hilaldo, c'è Benedetta Di Luca, Sben Benassi per Ferretti, Flaioni che si ferma un pochino, Hilaldo, Hilaldo, il pallone allargato per Fanelli, molto bene qui, Fanelli addosso però a Giona, la parata da parte di Martina Giona, lei che ha anche giocato con la maglia del Teramo, che ha fatto anche Riga Bartoli a seguire questa partita, così come chiara la mano che entra il Buna per questa partita, abbiamo detto già in precedenza non può giocare questa gara per problema alla mano destra, detto non c'è anche Francesconi, Di Pietro, di tiro, Ramassotti con il piede destro, riesce a deviare, sono conclusione scagliata da parte delle giocatrici vestite di blu, 8-30 da giocare per quanto riguarda questo primo tempo, l'attacco da parte del Conversano con Babbo, Di Pietro, nuovamente già da Babbo, già da Babbo, contro cross, il tiro, palla fuori, forse l'ha toccata Romina Ramassotti, la gattenera lancia malissimo qui, ed è solo a Babbo, pallonetto e gol realizzato da parte di Giada Babbo, terzo gol per lei in questa partita, secondo consecutivo per cui il Conversano va sul più 5, adesso distacco evidente, fuori Maruzzella, dentro Spizzico per la Faioni, Babbo che è una giocatrice che ha anche vinto due scudetti con il Conversano 2015 e 2016 per quanto riguarda lei che ha giocato lo spareggio per i mondiali a Padova l'anno scorso assieme con la nazionale italiana, Italia-Serbia contro, anzi non contro, assieme a Martina Rosta ed Alexandra Davas. Crosta, proprio lei per Mara Bonamano, cuore di mamma, ecco la classe 84 per Federica Ferretti, prova ad impostare, alza la palla un pochino troppo per Crosta, occhio a Barani, Barani arriva sul pallone, Barani attende l'arrivo dei compagni di squadra, trattasi di Di Pietro, Babbo, Babbo per Stefanovic e quindi nuovamente Cinzia Albertini, Babbo, Babbo trova qui Di Pietro il pallone allargato per Losio, nuovamente Di Pietro e quindi c'è ancora l'iniziativa da parte del Conversano che cerca la rete con cui andare in doppia cifra, Di Pietro è solo a Barani, gol, Elena Barani esulta la rete da parte di Elena Barani, siamo 10-4, situazione di questa partita, la doppietta da parte del vice capitano, giocatrice molto esperta che compirà 40 anni nel corso di questo anno 2018, lei che come detto, ha vinto 8 scudetti, 2 le ha vinti con Conversano, ha iniziato giocando con il Casarosa Fornacette nel 1994 dove è stata finita al 97, poi
dal 97 al 2004 De Gasperi Enna per lei. Ma la paramano sul palo! È un cross da parte di cuore di mamma, non ha segnato la giocatrice della Flavioni. Vediamo Giorgia Di Pietro, il pallone allargato per la sua compagna di squadra che era Babbo. Babbo da questa parte per Di Pietro, Di Pietro non può arrivarci, c'è l'Osio che però non può intervenire nemmeno lei. 6 e 20 da giocare in corso di questo primo tempo, Flavioni che è sotto di 6, 10-4 fuori dal Conversano. Crosta, crosta, avanza, crosta, crosta, il tiro, arriva Giona che devia il pallone. In due tempi c'è stata la parata di Martina Giona, classe 89 del Conversano. Stefanovic, Babbo, Di Pietro, Giorgia Di Pietro, allarga il gioco per l'Osio, Giulia L'Osio, la Lombarda, lo dice Lombarda per il Conversano, che adesso cerca di andare in attacco con questa rete di passaggi corti. 5.55 da giocare, Stefanovic gol, conclusione clamorosa di Stefanovic, la rete da parte della giocatrice serba, 11-4, prima rete per Stefanovic nel corso di questa partita, lei che ha anche giocato le Universiadi in Corea del Sud qualche anno fa, è stata medaglia di bronzo, Sheila Iraldo, la rete della Flavioni, siamo 11-5, sempre in favore ovviamente del Conversano, la terza rete per Sheila Iraldo nel corso di questa partita, 5-30 da giocare per quanto riguarda questo primo tempo. Babbo per Di Pietro, Di Pietro, Di Pietro si ferma, il fallo da parte di Fanelli, comunque di spizio, comunque sia una Francesca ha fatto fallo. Vediamo adesso l'attacco da parte della squadra conversanese con Stefanovic e c'è anche Barani. Barani sotto il pallone, grande idea di Barani e il gol di Cinzia Albertini, grandissima idea di Elena Barani e la rete, grande assist da parte di Elena Barani e ha segnato quindi il numero 10 Albertini. Per quanto riguarda il Conversano, Barani, stavo dicendo, ha giocato a Enna col De Gasperi e ha vinto diverse manifestazioni. Ferretti, il fallo in attacco della Flavioni, diciamo ha vinto due scudetti e due Coppa Italia Barani con la maglia del Gasperi Enna, poi anche ha giocato con il Sassari 2004-2007, insomma Sassari sapevamo che era una delle roccaforti della pallamano italiana, tre scudetti, due Coppa Italia, una Supercoppa italiana per quanto riguarda Barani con la maglia della formazione sarda. Di Pietro, Di Pietro ha allagato il pallone per Stefanovic che a cui sfugge però la palla troppo alta, la giocata verso Danca Stefanovic. Ramassotti attende l'arrivo di Mara Bonamano, il sostegno da parte di Mara Bonamano che poi va a servire Sheila Iraldo. 4 minuti e 5 da giocare per quanto riguarda questo primo tempo. Andiamo ovviamente, adesso c'è Pacifico che indica ritmo alla squadra che l'ha un pochino perso in questi minuti conclusivi di questo primo tempo. Vediamo anche Nando De Valle sta parlando con Andrada Bulà, che vediamo Mara Bonamano per Martina Rosta, Peoni che manca da un po' dal gol. Mara Bonamano, palo! Secondo palo consecutivo di Mara Bonamano e l'espulsione temporanea per Albertini. Fuori Albertini per due minuti. Questa divisione degli arbitri. Però Peoni un po' sfortunata anche in questo momento, insomma. Non sta giocando col massimo piglio, però c'è stata anche questa divisione di sfortuna. Due pali, due belle conclusioni da parte della numero 14 della Flavioni, entrambe respinte dal legno e non da Giona, comunque i suoi interventi li ha fatti in questa partita. Adesso ha qualcosa da dire ovviamente Pacifico con le sue ragazze. 12 gol del Conversano, 5 per la Flavioni nel corso di questa partita. Vediamo adesso l'attacco da parte della squadra rossoblu, come detto capolista e vincitrice della Coppa Italia negli ultimi 4 anni. Vediamo il pallone per Losio e Martina Rosta la prende molto bene, Rosta se va via, Losio, 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 palo di Crosta, l'ennesimo palo. Qui non so se era giusto tirare per Martina Rosta, mentre era lanciata. Vediamo in panchina, c'è qualche dubbio. Credo Pacifico guarda l'arbitro in maniera attonita, forse voleva un fallo, voleva anche un'espulsione. Dice sarebbe sicuramente stata per Losio. Così non è stato, si riprende a giocare. Comunque terzo palo della Flavioni in questi ultimi 5 minuti. Tocca al Conversano attaccare. Vediamo il pallone allargato verso Babbo, non può arrivarci, il passaggio di Barani. Barani si lamenta con Iraldo, qui Barani lamenta un colpo al volto da parte di Sheila Iraldo, si lamenta con gli arbitri. Prino nervosa adesso questa partita, un po' troppo vista la situazione di classifica, insomma, la situazione anche di risultato. Vediamo Di Pietro, Di Pietro, il pallone per Losio, il tiro, gol, Giulia Losio ha segnato ancora e la rete da parte del Conversano, che va quindi sul 13-5, insomma poco da dire ormai per quanto riguarda la versione di questa partita. Conversano che ha fatto praticamente un break di 8-2, se così possiamo dire, abbiamo 5-3 per il Conversano in precedenza.
anzi la maglia 2-5-4, Hinaldo, Sheila, Hinaldo, la rete numero 6 per la Feroni in questa partita, la rete numero 4 per Hinaldo in questa gara, 6-13 il risultato, diciamo un parziale di 8-2 in questo momento c'è, in questo momento è il parziale di 8-2 per il Conversano. Losio sbaglia, la palla non va in porta, non c'è nemmeno fallo su Giulia Losio che deve tornare quindi in difesa. Ci ha provato la giocatrice classe 97 che ha giocato anche con la Futura, ha giocato anche con il Leno che è la squadra della sua città. Prendiamo adesso il pallone per la Feroni che va in attacco con Marabana, mano quindi Martina Rosta. Martina Rosta per Ferretti, mancano 90 secondi al termine di questo primo tempo, il punteggio è sempre fuori del Conversano che sta doppiando le avversarie. Martina Rosta per Marabana, mano, cuore di mamma, rischia di perderla, Barani, scontro a fuoco tra le due, vediamo qui però non può intervenire così Ganga, anzi è Babbo, chiedo scusa, è Babbo con l'abito che dice di stare calma, ah, già da Babbo, vediamo l'attacco da parte della Feroni con Marabana, è partita vera comunque sia qui al Pala Sport in solidarietà da Magnini. Vediamo Rosta, anzi Spizzico, il fallo su Memole, Marabana mano, il pallone per Scele Hinaldo, Hinaldo, Hinaldo per Marabana mano, quindi Martina Rosta, avanza, va a terra Rosta, va via anche una gamba, Stefanovic qui va fuori, è la seconda per Stefanovic, la seconda espulsione temporanea per Danca Stefanovic, si lamenta coach Fanelli, sentenza Fanelli, non Francesca Fanelli, va fuori quindi Stefanovic. È già la terza espulsione temporanea per Conversano in questa partita contro le 0 della Faioni. Stefano rischia di uscire dalla partita, ultimi 40 secondi per questo primo tempo. Vediamo l'attacco della squadra di coach Patrizio Pacifico. Martina Rosta per Federica Ferretti. Ferretti, Ferretti prova a portarsi in avanti in direzione da parte di Albertini. Marabana mano, Marabana mano per Martina Rosta. Profondo rosso, dentro il tiro Martina! Rosta! Beffa un'altra Martina che giona. E il gol numero 7 per la Feroni nel corso di questa partita. 13-7 risultato in questo momento. Il primo gol per Martina Rosta in questa gara. Il gol numero 83 per Martina Rosta. 10 secondi al termine di questo primo tempo, poi si c'era il tiro franco praticamente da parte della squadra di Enza Fanelli. Barani, 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 il gol, non ci voleva questa rete di Barani che esulta, siamo 14-7 ma il primo tempo finisce qui, il punteggio vede il Conversano avanti per 14-7 nei confronti della Feioni, insomma partita vera, questo che ci sta piacendo anche se c'è qualche, un po' di nervosismo di Europa a mio parere sul rettangolo di gioco, fatto sta comunque la Feroni sta dando il suo apporto bene nel primo quarto d'ora, un pochino meno bene nel successivo quarto d'ora, fatto sta che si è chiuso così il primo tempo, ci viene troppo poco anche per il secondo tempo di questa partita. Siete tornati in collegamento con il Palasport in solidarietà Magnini per questa gara tra Feroni e Conversano, il punteggio è di 14-7 in favore della squadra della provincia di Bari che sta doppiando quindi la Feroni, vediamo tutto è pronto per il secondo tempo. Fanelli, Maruzzella, Hinaldo, Marabana mano, Rosta, Ferretti e Bulaghi in porta. Il via di questo secondo tempo che è appena iniziato. Vediamo se avremo riuscito a porre più resistenza rispetto al primo tempo. Davvero difficile, insomma, è un colosso il Conversano. Davvero difficile tenere testa alla squadra di Enza Fanelli. Vediamo il pallone, però proprio Martina Rosta. Martina Rosta, il pallone addosso. Ah, Di Pietro, poi il fallo commesso dalla stessa Di Pietro, quindi il pallone ancora per quanto riguarda il 7 allenato da coach Patrizio Pacifico. Scegliere Hinaldo, Hinaldo per Marabana mano, il tiro deviato questa volta da Di Pietro, Rosta, Rosta, Fanelli, Fanelli, Francesca, Fanelli, è il primo gol di questo secondo tempo, anche il primo gol in questa partita per Francesca Fanelli. La rete della giocatrice ex Cassano Magnago, ex Messana, ex Poli Castellini, rete del meno 6 per quanto riguarda la formazione capitanata da Erika Maruzzella che quindi torna in difesa, vediamo Babbo col pallone tra le mani e quindi Di Pietro, ovviamente già da Babbo, Giorgia Di Pietro. Giorgia Di Pietro per Elena Barani, addosso in tre, anche Marabana mano su di lei, il pallone per Babbo, 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 Ferretti, Ferretti la prende, addosso Albertini, aia che perde il pallone Ferretti, Albertini su di lei e quindi Di Pietro conquista il fallo ottimamente su Hinaldo, vediamo Elena Barani, questo match che state sempre seguendo con gli occhi dell'ineffabile Luca Lamalfa. Dal calcetto ormai prestato alla palla a mano, il pallone, il tiro e il gol, ha segnato Giada Babbo, prima rete in questo secondo tempo per Giada Babbo, l'esultanza da parte del pubblico rosso-blu,
comunque presente in buona porzione qui nella tribuna del Palasport in Solera Tamagnini, quindi la rete che consente, come detto poc'anzi, al Conversano di andare avanti di 7 gol rispetto alle padrone di casa. Insomma, se ormai padrone di casa chiamare così la Faioni è proprio una parola, insomma, che non ci sta in questo momento specifico. Il pallone deviato da Di Pietro, palla per quanto riguarda il Conversano. Babbo scatta come un atleta sulla sinistra, riesce a tenere il pallone in campo, qui sta anche fallo, per cui giocata perfetta da parte di Giada Babbo. Vediamo il pallone per Elena Barani. Vediamo Flavioni che è attesa dalla trasferta di Brescia sabato prossimo, ovviamente ne parleremo nel corso di questa telecronaca. Conversano che invece giocherà, uno scontro molto importante perché c'è Salerno-Conversano sabato prossimo alle 20.45, chissà se magari c'è anche la diretta su Sport Italia, anche se Sport Italia dovrebbe offrire solamente le gare della pallamano maschile. Il gol di Stefanovic ha segnato la giocatrice serba. Siamo 16-8, Conversano che torna a doppiare la Faioni nel corso di questa partita. 16 gol, 3 realizzati, anzi 2 realizzati da parte di Danka Stefanovic, la segnatura da parte della classe 94 originaria di Kraljevo, cittadina della Serbia, molto promettente, è stata anche nazionale juniores della Serbia e l'anno scorso ci ricordiamo fare molti gol qui a Palasport in Solera Tamagnini contro la Faioni con la maglia della Messana. Vediamo il fallo da parte della squadra della provincia di Bari, squadra pugliese. Vediamo Erika Manuzzella che serve il pallone dietro per Hidalgo dopo che c'è stato un altro passaggio arretrato verso Marabona Mano. Cuore di mamma, vediamo se tenta il tiro, poteva forse un... Si gioca niente a pallavolo, doppia direzione con le mani al volo da parte di Giorgia Di Pietro. Il fallo comunque va rettificato alla posizione della battuta, si va quindi dalla linea tratteggiata. Sono passati 3 minuti e mezzo all'inizio di questo secondo tempo, Faioni che è sempre sotto di 8 gol rispetto alle più esperte giocatrici del Conversano in questo testa coda. Il Ferrara va a giocare al terzo, per cui una gara difficilissima per la formazione emiliana. Scende la terra, la mette fuori, pallone che termina sul muro del Palasport in Solera Tamagnini. Mette che sarà la... il luogo in cui la Faioni farà tutti gli allenamenti d'ora in poi, visto il crollo della copertura del pala grammatico per questa situazione temporanea che andrà avanti fino a maggio. Poi ovviamente dopo quella situazione dovrà vedersi, insomma, Faioni è già attivissima per cercare di ricostruire la copertura del pala grammatico, ovviamente d'accordo di concerto con il comune. Il pallone è per Babbo, Babbo allarga il pallone a destra verso Giulia Losio. Losio, palla in mezzo per Albertini, gol, ha segnato lì dall'Argentina, ha segnato Cinzia Albertini, 17-8 più 9, massimo vantaggio conversano in questa partita, la rete numero 2 per Albertini nel corso di questa sfida. La classe 82 ha segnato, lei che è nativa di Mendoza, i suoi nonni erano italiani, insomma, per questo è stata naturalizzata praticamente almeno per il campionato italiano. Attacco difficoltoso della Faioni, vediamo Marabona Mano, il tiro che c'è, Giona si oppone a Marabona Mano che sta tirando molto in questa partita, anche giustamente perché ha spazio, però ancora il gol non è arrivato per lei che ha segnato una rete in questa stagione. 5 minuti sono passati, ancora Marabona Mano, cuore di mamma, dietro per Hidalgo, Hidalgo contro Barani, ormai uno scontro evidente in questa partita, poi Hidalgo butta un pallone, praticamente ha cercato l'alley-oop più che la giocata in avanti per una compagna di squadra in maniera pallamanistica. Losio, Hidalgo, e qui 2 minuti a crosta, perché crosta? Il pallone per riconversare l'espulsione temporanea per Martina Rosta, non ho capito, non ho visto sinceramente cosa è accaduto, Martina, e Pacifico si arrabbia con crosta, per cui c'è stato qualcosa che ha fatto Rosta a gioco non fermo, comunque a palla lontana per quanto riguarda la centrale che ha fatto parte della nazionale italiana. Va a parlare il direttore generale anche Stanzione con Martina Rosta che forse ha avuto uno scontro energico con l'avversaria, qualche scaramuccia troppo evidente. Stefanovic, il pallone viene bloccato dalla balaustra del Palasport in Solera Tamagnini e rimane lì fermo con questa situazione un pochino comica. Adesso arriva qualcuno per tentare di prendere il pallone che è rimasto bloccato, dove faranno anche i lavori che sono in corso anche qui al Palasport in Solera Tamagnini con l'entrata che è stata cambiata per cercare di mettere totalmente in sicurezza l'impianto. L'ASP che sta dando una grande mano alla Faioni. Adesso il tiro palo e il rigore conquistato da Giulia Losio, ha fatto fallo se non sbaglio Erika Manuzzella. Il pallone sarà per il Conversano dai 7 metri e il rigore concesso al Conversano che è stato anche sfortunato nella conclusione precedente. Il pallone adesso consegnato a Giorgio Di Pietro,
Lega ha segnato 4 gol in questa partita contro Andrada Bulache. C'è un pallone che va cambiato, forse si è sgonfiato il pallone che è andato a sbattere nei paletti della balaustra. Di Pietro contro Bulache. Rete, forse la tocca con la gamba Bulache, ma in realtà il gol c'è stato da parte di Giorgio Di Pietro. 10 gol di vantaggio adesso per il Conversano, parziale di 4-1 nel corso di questa ripresa in favore della squadra rosso-blu. Bonamano, oggi possiamo chiamare col solo cognome visto che non c'è Chiara. Iraldo, Mara Bonamano, va a terra il pallone, sfugge dalle mani di Mara Bonamano. Il fischio da parte dell'arbitro Pietraforte, punizione per la Faioni che andrà a giocare dai 9 metri, quelli della linea tratteggiata. Erika Manuzzella che si lamenta un pochino con Albertini. Albertini un po' troppo focoso direi in questa partita, insomma, in maniera comunque agonistica, non siamo andati oltre. Iraldo, Iraldo a spazio, il tiro palo, un altro palo, ma c'è il rigore. Come la situazione precedente, Paolo e poi il rigore in fuori della squadra in attacco. Questa volta la Faioni difesa del Conversano, come è accaduto in realtà nell'azione precedente. Vediamo chi va a battere. Mara Bonamano prende la palla, non vuole battere lei, nessuno batte. Andrà Scena Iraldo dai 7 metri, 22-45 da giocare. Iraldo contro Giona. Palo, un altro palo, una collezione di pali quest'oggi per la Faioni. È già il quarto, se non sbaglio, negli ultimi 10 minuti tra fine primo tempo e secondo tempo, inizio di secondo tempo. Credo ci sia stata anche una direzione da parte di Giona sul tiro scagliato da parte della giocatrice portoricana che ha giocato qualche anno fa anche i mondiali, l'ha fatto nella rassegna che c'era stata in Danimarca nel 2015. E frattempo il gol della Faioni che va a segno per il 9-18 con la rete di Mara Bonamano, che realizza quindi il suo secondo gol in questa partita, il meno 9 da parte della Faioni, ha segnato. Cuore di mamma che quindi accorcia le distanze per quanto riguarda la formazione di coach Patrizio Pacifico, ovviamente primo gol per lei in questa partita. Se l'è meritato dopo averci provato insistentemente nel corso di questa partita. È arrivata quindi la segnatura da parte della giocatrice che indossa la maglia numero 14. Vediamo già da Babbo per Stefanovic. Stefanovic per Di Pietro. Di Pietro porta il pallone. È allargato il gioco per già da Babbo. Babbo. Barani. Il rigore per il Conversano. Il fallo di Crosta. Consegnato quindi il rigore. Anzi, più che altro concesso il rigore in favore del Conversano da parte della coppia arbitrale. Vediamo anche qualche siparietto tra i due arbitri. Vediamo adesso Di Pietro nuovamente dai 7 metri contro Bulache. Gol di Giorgio Di Pietro, è il suo sesto gol in questa partita. Continua a segnare in maniera incessante Di Pietro in questo campionato. Ormai si è presa la scena, sta diventando una giocatrice di valore per quanto riguarda questa Faioni. Vedete questa Conversano, chiedo scusa per l'errore fatto poc'anzi. Vediamo Mara Bonamano per Martina Crosta. 20 e 40 da giocare, Crosta addosso, il fallo, sfondamento di Crosta da quest'altra parte. Babbo un po' in difficoltà, Babbo via Ferretti, Babbo il tiro, gol, Babbo ha mandato al bar Ferretti e paralizza il gol del 29 e qui adesso il ventello da parte del Conversano che conduce con 11 gol di vantaggio, parziale di 6-2 nel corso di questo secondo tempo. Faioni sta ovviamente subendo molto nei confronti delle avversarie. Chiamata situazione per Mara Bonamano, il fallo di Barani, ha chiesto di cambiare qualcosa in attacco coach Pacifico, vedremo cosa sarà adesso. Crosta sbaglia il pallone, fallo comunque in favore della Faioni, l'arbitro dice che bisogna andare da questa parte dove sta andando in attacco a Faioni sotto la porta di Martina Giona. Maruzzella per Martina Crosta e quindi Mara Bonamano, cuore di mamma per profondo rosso. Mara Bonamano addosso Barani, Mara Bonamano per Martina Crosta. Iraldo addosso Barani, che è veramente un avventoso con i giocatrici della Faioni. Mara Bonamano perde il pallone che viene recuperato da Barani. Di Pietro Ferretti la prende molto bene, poi sbaglia il passaggio per Crosta, palla che va fuori. Sarà quindi angolo per il Conversano che va subito a battere con Chiarappa, che è entrata in campo questo secondo tempo, il capitano del Conversano. Ne ha calzati i trofei in questi ultimi anni per la formazione della provincia di Bari. Si gioca con Stefanovic, lei che è gravata di due espulsioni temporanee, la prossima andrà fuori dalla partita.
adesso Babbo, Stefanovic, Di Pietro, Danca, Stefanovic, Pione che difende col 6-0, addosso mano su Barani, Babbo, Stefanovic, il tiro, deviazione, arriva Romina Navassotti che interviene, scatta Rosta, scatta Manuzzella, la palla non arriva, mano per Sheila Hidalgo, che ha spazio, Hidalgo, Ferretti sfugge il pallone, ci vuole pesce sulle mani, il sfondamento di Ferretti ai danni di una giocatrice del Conversano, si tratta di Babbo che è rimasta a terra, si è già rialzata però la giocatrice con la maglia numero 25, quando è arrivata il Conversano, giocatrice molto importante nel quadro di questa squadra, giocatrice che ha vinto anche lo scudetto in passato con Conversano. Palla data male da Di Pietro verso l'esterno dove c'era Chiarappa, non ci è arrivata questa palla la giocatrice del Conversano, detto il capitano di questo Conversano, classe 86, che fa l'ala, è anche il capitano di questa squadra, nel 2016 ha alzato lo scudetto e la Coppa Italia, 29 sempre il punteggio qui al Palasport in Soledad da Magnini. Vediamo la palla di Rosta verso Marabanamano, Sheila Hidalgo per Ferretti, Calimero, Hidalgo, la guerriera dei Gravi per Marabanamano, la marcatura tenente di Rosta, di Maruzzella, poi il tiro di Martina, Rosta, rete numero 10 da Fioni in questa partita, 10 come il numero della maglia di Martina Rosta, che quindi accorcia le distanze, Fioni che però è sempre doppiata da parte dell'avversario, il secondo gol di Martina Rosta per quanto riguarda il computo generale di questa partita, 17:40 da giocare per quanto riguarda il secondo tempo, 20-10, punteggio tondo in questo momento qui al Palasport in Soledad da Magnini. Vediamo nel frattempo la partita che prosegue, Stefano diceva del pallone, Hidalgo lo recupera e parte in contropiede, Hidalgo per Rosta, Rosta per Hidalgo, Sheila Hidalgo attraversa, un altro legno, incredibile, Ferretti, Giona, super l'intervento di Giona a pelle d'orso, devia però con il petto Martina Giona ed evita la segnatura di Federica Ferretti, il pallone deve essere però rigiocato in maniera diversa, questo indicano gli arbitri nei confronti della Fraioni. Si gioca quindi con Marabanamano, 17 minuti ancora da giocare nel corso di questo secondo tempo, a poco scavalleremo, entreremo nella seconda metà di questa seconda pressione, Martina Rosta per Marabanamano, addosso a Giona si sta esaltando su queste conclusioni non perfette da parte della Faioni. Adesso Stefanovic, Barani per Babbo e quindi Di Pietro, Chiarappa, Di Pietro, Babbo, Stefanovic si propone, arriva la palla per Danca Stefanovic e quindi a sinistra ancora attacca il Conversano che prova ad allargare il gioco, ad aumentare il volume di questa azione per cercare di fare male alla Faioni. Albertini, Stefanovic di prima, azione alla mano che però viene fermata da parte degli arbitri, quindi possesso per la Faioni che prova ad andare in attacco. Andiamo qui in ultima giornata, Faioni che poi affronterà il Brescia, si chiama il time out coach Patrizio Facigio, Faioni che andrà a giocare a Brescia sabato prossimo alle 18 in quel della città lombarda. Conversano, abbiamo detto, giocherà lo scontro diretto per il primo posto al campo al Palapalumbo, alla palestra Caporal Maggiore Palumbo contro il Salerno, ore 20:45 questa partita, poi si riprenderà dopo la Pasqua, il 7 aprile con la gara delle ore 16:30 qui al Palasport in Soledad da Magnini tra Flavioni e Bressanone, alle 18:30 la gara che vedrà Flavioni quindi affrontare il Bressanone in casa, che è molto importante perché in questo momento Feoni deve cercare di recuperare 3 punti sul Ferrara che si trova al terzultimo posto della classifica. Vediamo Flavioni una delle note positive, insomma, tra le poche note positive di questi giorni, il fatto che c'è stata quest'ottima risposta da parte dell'ASP quando la Feoni ovviamente avendo avuto problemi al palarammatico, non potendo più disporre al momento del palarammatico, anche i palloni, il tabellone dell'impianto, anche gli attrezzi della palestra sono stati bloccati al palarammatico, non si possono ovviamente al momento recuperare. È stata immediata disponibilità da parte dell'ASP per gli spazi campo per la prima squadra, poi tramite un accordo che c'è stato tra Flavioni e ASP, mentre anche il comune, qualche spazio dell'ASP è stato ceduto alla Faioni in quanto riguarda il Palasport in Soledad da Magnini con le squadre rosso-blu di pallavolo che andranno a fare gli allenamenti a volte, insomma, non sempre alla palestra della scuola Rodari, che diciamo praticamente gemellata, diciamo così, adesso magari il termine non è quello più indovinato, una specie di succursale della scuola Flavioni. Riprende quindi a giocare, 16-10 rimangono appello di questa partita, Flavioni che va in attacco per cercare l'undicesimo gol di questa gara, proprio si scalda Gozzi per quanto riguarda il Conversano che è pronto a entrare in campo, Fanelli in panchina, vediamo Francesca Fanelli
si abbevera e non condivide il gioco che sta facendo la Faioni, un pochino arrabbiata, ma ci sta questo momento, questa partita molto difficile, direi proibitiva per la Faioni. Vediamo Martina Rosta, il tiro, Giona, ancora un ottimo intervento di Martina Giona, anche se in questo caso hanno dovuto fare chissà che cosa per cercare di evitare il gol da parte della Faioni. Dentro Fanelli per la Faioni, i cambi di messa attacco, il gol realizzato da Stefania Chiarappa, il capitano ha segnato, l'esultanza da parte di Tivosi del Conversano, il punteggio è 21-10 in questo momento qui al Palasport in Solera da Magnini, la rete da parte del capitano rossoblù. E qui 11 gol di vantaggio, credo sia il massimo vantaggio, se non vado errato, è proprio così, il massimo vantaggio, anzi cioè c'era stato il 29 in precedenza di Babbo a dare il più 11 alla squadra conversanese. Crosta, Iraldo non tenta la botta, Crosta, Martina Rosta, rete del meno 10 per la Faioni, applaude il pubblico di via Barbananelli. 11-21, rampo il fallo in attacco del Conversano, Flavioni che va in attacco, il terzo gol di Martina Rosta in questa partita, fuori Fanelli, fuori mano a mano, dentro Spizzico e dentro Di Luca, qui la linea verde in campo per quanto riguarda la squadra allenata da coach Patrizio Pacifico, continua a scaldarsi Gozzi per quanto riguarda il Conversano, in panchina anche il secondo portiere Bertolino. Di Luca, crosta, profondo rosso, il fallo che c'è stato da parte di Stefanovic che alza le braccia, come dire non ho fatto niente, il pallone per la Faioni che va nuovamente in attacco, Shaila Heraldo, la guerriera per Crosta e quindi Sven Benassi, eccola la DJ della Faioni, il tiro di Di Luca deviato, poi Giona riesce a intervenire, il rilancio perfetto di Giona, ma c'è Crosta! Deviazione di Crosta che va quasi a suonare il campanello, occhio al contropiede del Conversano, il tiro Chiarappa ha segnato, rete del 22-11, Conversano che torna a doppiare la Faioni, il capitano in gol, quindi 22-11 la situazione di questa partita che vede ovviamente la Faioni soccombere, ecco, vediamo anche tanti giocatori dell'NSNC vedere questa gara di pallanuoto, ovviamente vediamo Minisini, Caponero, Checchini, insomma Checchini lo sappiamo, presenza ormai nota visto che è il fidanzato di Federico Ferretti, il fallo in attacco da parte della Faioni, quindi possesso di Conversano, Giorgio Di Pietro va in porta, è solo il tiro, Ramassotti, la gattanera di Avellaneda, deviato il tiro, l'ex Terano, palla fuori troppo alta per Ferretti, che è un'altissima, ma qui nemmeno un colosso, nemmeno una giocatrice alta 2 metri, avrebbe preso questo pallone che è stato lanciato non perfettamente ovviamente, anzi al tutt'altro che perfettamente per quanto riguarda la Faioni che adesso torna in difesa, la palla è per Giada Babbo, Stefanovic il pallone giocato verso Giada Babbo e poi Di Pietro e quindi Chiarappa, il pallone per il Conversano, il fallo indicato da parte degli arbitri, Stefanovic, c'è il fallo di Shaila Heraldo aiutata qui da Soldato Jane, Erika Manuzzella, Babbo, il tiro fuori, la conclusione di Giada Babbo, 12-40 abbiamo l'appello per quanto riguarda questo secondo tempo, dentro nuovamente Spizzico e Di Luca, ovviamente cambia attacco difesa, fuori mano a mano e Fanelli come accaduto già in precedenza, vediamo ancora il dipanarsi di questo match, ovviamente dal punto di vista agonistico per decidere la vincitrice di questa partita è tutto già deciso, Conversano otterrà i suoi 2 punti e continuerà a dominare questo campionato, tutte vittorie del Conversano fino a questo momento, avevo già detto nel corso del primo tempo, crosta, il tiro, deviazione qui da parte di Giona, Leone che è andata a meno 3 rispetto al Ferrara dopo il pareggio da parte della squadra di Demeni contro l'Estense nel derby, un'Estense che si è anzi la squadra di Demeni è quella dell'Estense nel derby che però ha visto l'Estense affrontare non a meglio questa partita per l'assenza di Zuin e la presenza a mezzo servizio di rigore per la Faioni su Maruzzella, il fallo se non sbaglio di Stefanovic per la Faioni, diciamo mancata Zuin per l'Estense e c'era anche Marrocchi a mezzo servizio, ci cioè ricordiamo qui a Palasport in Solera da Magnini, giocare una grandissima partita con giocate d'alta scuola, è Martina Rosta che batte il rigore contro Giona, Martina contro Martina, Rosta, la rete numero 4 per Martina Rosta nel corso di questa sfida che state sempre seguendo con gli occhi di Luca Lamalfa, 22-12 il risultato di questo match per Crosta, il gol numero 86 in questo campionato e a meno 9 da Chiara Bonamano che conduce sempre la classifica marcatori, Stefanovic, Babbo ormai centrale
pallone per Stefanovic, addosso Ferretti, non teme la stazza Ferretti di Stefanovic, ci sono tipo 15 centimetri di differenza tra i due, vado così a occhio. Palla per Barani, Barani va a terra e il fallo giusto, a mio parere, in questo caso in favore della giocatrice toscana. Barani che ha anche giocato con il Sassari, come detto, e poi dal 2007 al 2010 col Bancola, però non ha vinto nulla con il Bancola, poi è andata al Teramo. Il tiro gol di Di Pietro, Giorgia Di Pietro, rete del 12-23, si è fatta male Fanelli, occhio qui, la situazione di Francesca Fanelli che rimane a terra, deve intervenire il medico Marco Marras per vedere cosa è accaduto a Fanelli. Vediamo il problema, credo alla spalla sinistra. Adesso infatti al movimento con l'altro braccio per vedere se riesce ad estendere la spalla sinistra. Un dolore intenso in questo momento per Francesca Fanelli, sarebbe davvero un'altra mazzata per la Feoni dopo i tanti infortuni. Bartoli in primis, Hiraldo, adesso Chiara Bonamano, che oggi ovviamente c'è, non c'è in questa gara che non è molto importante, però per esempio ha saltato lo scontro diretto col Teramo. Rimane a terra a pancia sopra Francesca Fanelli, ancora il dottor Marras, così come il dottor Daniele Postolino che è intervenuto in occasione dell'infortunio di Hiraldo qualche settimana fa, va a vedere, tre settimane fa, visto che la Fraioni ha fatto due gare in trasferta, va a vedere cosa è accaduto all'ala sinistra della Fraioni che adesso si rialza, vediamo di cosa si tratta, va in panchina da sola, non ha bisogno di essere portata via. Facivo dice: che hai fatto a Fanelli? Sembra essere abbastanza a posto, così sembra, anche se al momento ovviamente non posso proseguire la partita. Pacifico ha chiesto: sei a posto? Lei ha fatto, cioè Francesca Fanelli ha fatto un gesto come dire: non sto tanto male, cioè mi fa male, però non credo sia niente di rotto. Così almeno ci sembra, ma ovviamente è ancora presto. Si scalda Martina Feoli ovviamente, perché serve una alla sinistra, questo momento alla Faioni, c'è anche Spizzico in campo che può giocare in quel ruolo. Però adesso interviene Nadia Stanzione per asciugare la porzione di campo dove è andata a terra Francesca Fanelli. 10-28 da giocare, il punteggio indica sempre 23 gol per il Conversano, 12 solamente per la Flavioni. Si scalda ancora Martina Feoli che non è ancora entrata a corso di questa partita, adesso c'è Spizzico alla sinistra. Vediamo adesso, gli occhi sono tutti su Fanelli, ed arriva anche Mara Bonamano che da fisioterapista va a vedere cosa è accaduto la sua compagna di squadra, visto tra l'altro lo è anche Francesca Fanelli. Il tiro di gol di Martina Rosta, rete della Flavioni con Martina Rosta, il quinto sigillo di Martina Rosta in questa partita, rete quindi che porta la Flavioni a quota 13 gol segnati contro i 23 del Conversano, meno 10 per la Flavioni. È un punteggio direi accettabile questo di oggi, visto che Conversano sabato scorso ha vinto 42-14 contro il Teramo. Teramo che sta lottando con la Faioni per la conquista della salvezza. Teramo che ha 4 punti come la Faioni, però ha vinto entrambi gli scontri diretti. Barani, Gozzi, ecco in campo Gozzi per il Conversano, entrata dopo essersi scaldata a lungo. Giulia Gozzi, classe 2002 di Arezzo. Gozzi, perde la palla, Arezzo dove quest'oggi è impegnata la SG per la prima tappa dei campionati di Serie 1 maschile e femminile. Palla quindi per Gozzi, in posizione di centrale. Palla giocata verso Di Pietro, Di Pietro si è spostata sul terzino destro. Il tiro, palo colpito da Di Pietro, qui anche il Conversano, poi rete di Giada Babbo che segna il suo gol numero 6 nel corso di questa partita. Rete del 24-13, protagonista quindi Giada Babbo per il Conversano. Ultimi 9 minuti nel corso di questa partita, Fanelli si tiene la spalla sinistra, ancora dolorante per quanto riguarda la giocatrice classe 84. Hiraldo, crosta avanza, non va al tiro, Hiraldo tenta il tiro adesso, palo, un altro palo, l'ennesimo palo, ne ha colpito anche il Conversano a dire la verità, dobbiamo essere sinceri, nell'economia di questa partita. Si scalda anche Bertolino per il Conversano, Gione dentro Bertolino, ma siamo già da quest'altra parte. Vediamo Stefanovic, spinta chiara di Ferretti sulla giocatrice serba. Vediamo anche Chiarappa, Stefanovic che avanza, Chiarappa, Stefania Chiarappa, il fallo commesso da Francesca Spizzico, il fallo di Memole. Vediamo ancora l'attacco da parte del Conversano con Gozzi per Di Pietro e quindi all'ala sinistra
c'è ancora l'azione del Conversano, vediamo il pallone giocato nuovamente da Gozzi, lei che fa parte della nazionale Under 17 e anche ha avuto anche in passato, ha ricevuto la chiamata azzurra, il tiro di Amassotti in angolo, ma ci ha provato Stefanovic. Tanto Gozzi che è stata migliore alla sinistra nelle finali nazionali Under 16 nel 2016, ha giocato anche la squadra della sua città, il Petrarca Arezzo, che non è il Petrarca Padova che invece gioca a rugby, un altro sport. Fuori Manuzzella, dentro Feoli, entrata in campo la classe 97, calma apparente. Vediamo il pallone per Benedetta Di Lucas, ben Benassi per Martina Rosta, quindi la guerriera dei Caraibi, ovvero Sheila Inaldo, 7:25 da giocare. Il ritmo viene dato dalla panchina, viene scandito dalla panchina. Martina Rosta! Ancora in gol Martina Rosta, è il sesto gol per Martina Rosta in questa partita. Siamo 14-24, sì, sono 6 le reti realizzate da parte di Martina Rosta, che quindi va a quota 88 in classifica marcatori. Lei che, se non sbaglio, ha giocato tutte le partite, a differenza di Chiara Bonamano che ne ha saltato un paio. Vediamo Gozzi, Di Pietro, palla allargata, al volo, che giocata! Quella verso Babbo. E poi para Ramassotti, qui Faioni non perfetta, ah sì, direi perfetto assolutamente no. Qui Rinaldo si fida un pochino troppo del suo braccio, ma c'è l'espulsione, fuori! Va fuori Di Pietro per il Conversano, fuori per 2 minuti, la giocatrice che ha segnato 7 gol in questa partita, forse top scorer per il Conversano, anzi assolutamente top scorer, visto che Babbo ne ha fatti 6. Subita numerica per la Faioni per 2 minuti, è già il quarto power play per la Faioni nel corso di questa partita. Feoli, Di Luca per Hidalgo e Ferretti, allora quel passaggio di Hidalgo non è stato tanto sbagliato, si è poi rimediato espressione temporanea. Vediamo Di Luca, benedetta Di Luca, non perfetta Bertolina per entrare in campo, ma ha segnato benedetta Di Luca, che realizza il gol del 15-24, seconda rete in questa partita per Benedetta Di Luca, che è andata quindi a segno. Vediamo Gozzi, adesso un teatrino, l'esultanza con Nadia Stanzioni. Vediamo il pallone quindi per il Conversano con Babbo per la sua compagna di squadra Gozzi. Gozzi avanza, Gozzi, il fallo commesso da parte di Mara Bonamano, aiutata qui da Sheila Inaldo. Vediamo il pallone, fermata la squadra Conversano, e poi il rigore. Viene indicato il fallo su Gozzi, sulla stessa Gozzi, quindi fallo conquistato da parte della giocatrice aretina, che va quindi dai 7 metri. Gozzi contro Ramassotti, che rimane dentro la porta. Rete, ha segnato Giulia Gozzi. Siamo 26-15, la rete della classe 2002. Che porta quindi il Conversano nuovamente a più 10, anzi è 25-15, non 26-15. Quindi correggerci nell'informazione data. Vediamo gli ultimi 5 minuti e 5 secondi di questa gara. Attacco adesso da parte della Faioni con Sheila Inaldo, con Martina Rosta che supporta l'azione di Sheila Inaldo. Di Luca per Crosta, il tiro Martina! Crosta, una grande conclusione, un gran tiro da parte di Martina Rosta, che realizza la rete numero 7 per lei in questa partita, assolutamente top scorer per la Faioni. Ha segnato 6 dei 7 gol nel secondo tempo, ne ha fatto solo uno nel primo tempo. Attacco da parte del Conversano, le maglie blu si spingono in avanti, c'è il pallone per Losio che è rientrato in campo dopo aver presso come terzino, sta giocando Losio come ala. Vediamo larga Aftodor per il Conversano, va addosso il pallone, è andato a terra Gozzi, il fallo di Raldo, quindi adesso spazio un pochino a tutte le giocatrici sia da una parte che dall'altra, insomma siamo in garbage time già da un bel po', come accaduto anche sabato scorso a Cassano Magnago. Il tiro di Di Pietro che segna, Giorgia Di Pietro, ancora la rete da parte di Giorgia Di Pietro. Siamo quindi 26-16 in favore ovviamente della squadra pugliese. Di Luca e Crosta, attacco da parte della Faioni, mentre Feoli sulla sinistra, spizzico come pivot, Di Luca terzino sinistro, sua posizione principe per Benedetta Di Luca. Ferretti si accentra, Inaldo! Va Bertolino a deviare questo pallone, adesso Conversano che può difendere, bella questo taglio da parte di Federica Ferretti, il tiro di Sheila Inaldo, proprio
sta provando anche gli schemi la Feroni in vista anche di gare più probanti. No, Feroni che avrà Brescia Saban Rossi o poi Bressanone in casa, il tiro parata di Massotti, Massotti su Di Pietro, Bressanone in casa, trasferta col Ferrara, l'ho detto tutto, e poi in casa con il dosso buono si chiude cambiando da Feroni. Vediamo Hiraldo, Ferretti, Calimero per Sheila Hiraldo. Feoli vuole il pallone ma non arriva, sorride un pochino in maniera amara, diciamo così, Martina Feoli, fuori Ferretti e dentro, fuori anche Di Luca, dentro Puliti e Bernardini per la Faioni. Quindi l'ingresso di Alessia Puliti, Castanero, sabato scorso a Castano Magnago, anche Gloria Bernardini che però abbiamo già visto diverse volte in questo campionato. Crosta, 2.45 da giocare, Hiraldo, Bertolino si oppone, arriva Barani, alza la palla per Bertolino. È una giocata quasi estrusa da parte di Elena Barani. Barani dal 2012, bandiera del Conversano. Di Pietro, il pallone allargato per i suoi compagni di squadra. Gozzi con Barani, che con il Conversano ha vinto tantissimo. Tra l'altro Barani ha anche 95 presenze all'attivo in nazionale. E che ha vinto anche l'Europa di Beach Handball, nazionale italiana nel 2009. E poi anche centrato il successo alla World, ai World Games di Taipei nello stesso anno. Terzo posto per lei ai mondiali 2004 di beach handball in Egitto, ha segnato quasi 70 gol in competizioni internazionali per club. Il fallo e vediamo l'espulsione temporanea a Bernardini, se non sbaglio, che quindi va fuori. Niente, nemmeno il tempo di entrare, Bernardini subito esce. Adesso viene salutata così in maniera goliardica da parte delle sue compagne in squadra, quindi subito fuori con la Bernardini, quindi grinta ne ha, insomma questo almeno è l'unico dato buono che ci prendiamo in questo momento. Vediamo la giocata del tiro fuori, ci ha provato Paola Aftodor per il Conversano, la giocata da parte della classe 97 nativa di Bacò in Romania, ma è naturalizzata. Lei che ha vinto la finale nazionale Under 18 del 2015, segnando molti gol e vincendo anche lo scudetto giovanile. Lei che ha anche fatto parte della prima squadra quando ha vinto il Conversano lo scudetto 2015-2016. Attacco della Faioni con Sheila Hiraldo, Martina Rosta, 1.15 da giocare. Ovviamente oggi non diamo migliori e peggiori in campo, anzi migliori in campo da parte dall'altra. Babbo, tiro gol sotto le gambe di Damassotti, la rete da parte di Giada Babbo, 16-27 il punteggio. Insomma oggi è una partita molto particolare, non ce la sentiamo di dare i migliori da parte dall'altra. Sicuramente Di Pietro, per quanto riguarda il Conversano, si è fatta valere. Questa è una nota che possiamo dire per la Faioni. Siamo veramente le solite Crosta e Hiraldo, sono state protagoniste di questa sfida. Vediamo il pallone recuperato da parte di Babbo, passaggio per Di Pietro che poi la manda in avanti verso Losio, che però non può intervenire sul pallone perché è troppo lungo. 35 secondi da giocare, ultima azione credo di questa partita. Faioni forse giocherà fino all'ultimo. Hiraldo per Martina Crosta, Crosta per Hiraldo, Hiraldo appoggia per Francesca Spizzico, 23 secondi al termine, vediamo se Faioni ci crea qualcosa in quest'ultima azione, perde il pallone però, anzi in realtà lo recupera dopo il fallo consentito, anzi concesso da parte dell'arbitro. Vediamo, si deve continuare a giocare, frappo vediamo, c'è anche Puliti sull'ala destra, 6 secondi, 5 secondi, Crosta perde il pallone e Barani interviene ottimamente. Un secondo e al Palasport in Solea da Magnini è finita. La Faioni perde per 27-16 contro il Conversano che si conferma a punteggio pieno. Mi aspettavo una sconfitta con 10 gol di scarto da parte della Faioni, questa è avvenuta, per cui va bene così per quanto riguarda la squadra di calcio pacifico. Dopo una settimana da incubo, una settimana da tragedia, anzi da tragedia, posso dire tranquillamente per la formazione di calcio Patrizio Pacifico. È arrivata questa gara contro il Conversano, contro una delle squadre tra le due più forti d'Italia. Quindi adesso i saluti tra le due squadre, possiamo andare quindi in conclusione di questa gara che è un'attesa di gare più probanti per il set di coach Patrizio Pacifico. Ringrazio Luca Lamalfa, grazie ai suoi occhi che avete visto questa partita. Un saluto da Giovanni Impinelli.